Buongiorno ragazzi, anche oggi inizio questo video qui in bagno truccandomi, però questa volta è un video che ho pensato e che ho visto che moltissime di voi mi hanno detto che eravate contentissime se realizzassi appunto questa tipologia di video sul canale. Infatti ho pensato di portarvi con me in uno stand Essence, perché proprio in questi giorni ho visto che sono iniziati i saldi, quindi possiamo trovare tantissimi prodotti Essence a metà prezzo. E tantissime di voi su Instagram, ieri infatti ho lanciato un sondaggio e più dell'80% mi ha risposto sì Marzia, andiamo nello stand Essence e vediamo i saldi insieme. Ma non solo, mi hanno chiesto anche informazioni in merito, quindi faccio questa piccola premessa prima di iniziare con il vero e proprio video, dicendovi che due volte l'anno, a febbraio-marzo e a diciamo agosto-settembre, troviamo negli stand Essence alcuni prodotti che lasceranno l'assortimento al 50% di sconto. Prima questi prodotti che entravano in promozione e che comunque non sarebbero stati più riassortiti erano tutti in promozione a 1,29€. Adesso Essence ha cambiato in parte credo la sua politica mettendoli appunto a metà prezzo. Detto questo, volevo dirvi che appunto questi saldi Essence sono disponibili sia in negozio, quindi in tutti i punti vendita tipo VS, scarpe, ma anche altre catene che comunque hanno uno stand Essence, ma da quello che ho capito anche online. Ma comunque prima di andare nello stand io cerco sempre un pochettino di informarmi, perché tramite il sito Essence, comunque quello ufficiale, si possono vedere tutti i prodotti che andranno fuori produzione. Fatta questa premessa io vi lascio e ci vediamo direttamente da OBS, perché comunque è il negozio con lo stand Essence più ordinato della mia zona, meno saccheggiato. Ok, finalmente in banca, ho finito e sono appena arrivata qui nell'OBS in cui vi dicevo che è sempre molto fornito. Cercherò di riprendere il più possibile, di modo che comunque anche voi potete vedere bene i prodotti e naturalmente poi vi faccio vedere tutto quello che prendo. Come potete vedere, questo è un esempio, tutti i prodotti in saldo sono contrassegnati da questa parte gialla e come vi dicevo c'è il 50% di sconto. Lo stand è davvero molto fornito, cioè guardate, anche ordinato. Eccomi uscita finalmente, mentre ero dentro ho fatto qualche foto, ma ho notato che c'era una ragazza che stava rifornendo lo stand Essence, quindi ho potuto riprendere poco e niente. Torno a casa e naturalmente vi faccio vedere tutto ciò che ho acquistato. Comunque quest'anno i saldi non mi sono piaciuti tantissimo, perché non ho trovato grandi prodotti, ecco, interessanti in promozione. Spero che con il nuovo assortimento troveremo cose più interessanti. Comunque ci vediamo dopo. Eccomi finalmente tornata a casa, ho cercato di sfruttare un pochettino la luce, quella naturale, quindi volevo parlarvi al volo di tutti i prodotti che ho visto di Essence in promozione. Ho visto che erano in promozione a metà prezzo, quindi non più 1,99€, moltissimi degli smalti Essence effetto gel. Però ho deciso di acquistarne uno, perché in realtà questi smalti, quelli effetto gel, non mi dispiacciono assolutamente. E ho preso questo qui dal colore rosso, Essence The Gel Nail Polish. Ha praticamente questo, diciamo, applicatore così, quindi classico, e un rosso aranciato davvero molto bello. Passiamo poi a tantissimi prodotti per le unghie e prodotti per la cura delle mani. Per le labbra abbiamo il lucida labbra effetto olografico Holo Wow, di cui l'unico colore in promozione al 50% è il numero 05. Sinceramente questi saldi non mi sono piaciuti molto, perché comunque non ho trovato un granché di prodotti interessanti a buon prezzo. Ero molto tentata sull'acquisto di uno di questi lucida labbra o dei prossimi di cui vi parlerò, ma alla fine ho desistito, perché comunque
Ragazzi, sono sincera, io non uso spesso lucidalabbra, ma per lo più rossetti in stick o liquidi matte. E per lo stesso motivo, appunto, anche i lucidalabbra colore effetto immediato che sono in promozione, che alla fine sono dei lip gloss colorati, non li ho presi, come neanche il Top Coat Labbra, che è un prodotto molto interessante. Una palette che mi aspettavo entrasse in promozione è la My Only One Lipstick Palette. Ecco, ad esempio, questa palette non è male come prezzo, però ragazze, non impazzisco per le palette di rossetti. Credo di non averne neanche una, anche se la selezione di colori è molto carina. Ecco, un altro prodotto che uscirà fuori produzione sono i glitter, che sono, ragazze, qualcosa di fantastico. Sono i Loose Glitter e io nello specifico ho preso i glitter viso e occhi numero 04. Ragazze, ce ne sono davvero tantissimi in promozione, cioè sono bellissimi tutto. Sono secondo me quasi a livello di quelli MAC, perché comunque danno una luce pazzesca sull'occhio. L'unica cosa è che la confezione ne fa disperdere davvero tantissimi dappertutto. In promozione a metà prezzo abbiamo anche la palette occhi My Only One, simile a quella delle labbra, però composta da tantissimi colori. Purtroppo, ragazze, ecco, non ha un buon inci. Come non hanno un buon inci neanche le palette, queste che vengono a prezzo pieno 8,99 euro, simil MAC, e queste contengono sia prodotti viso che prodotti occhi. Poi in promozione abbiamo anche la Fresh and Fit base viso effetto radioso, non ha un buon inci, come non ha un buon inci neanche la palette Strobing e Contouring Makeup Viso. È composta per lo più da prodotti in crema che contengono dimeticone. E ancora prodotti occhi, ho visto che oltre alle palette simil MAC di cui vi ho parlato prima, usciranno fuori produzione anche le palette esclusivamente occhi e il packaging più plasticoso. Ragazzi, io sinceramente volevo acquistare queste palette nonostante non avessero un buon inci. Però vedendo varie recensioni di youtuber sia italiani che stranieri, ho visto che non sono un granché, soprattutto per quanto riguarda la pigmentazione degli ombretti. Anzi, fatemi sapere se voi, insomma, le avete acquistate e come vi trovate. Ho trovato poi ben tre illuminanti in stick, non li ho presi perché non hanno un buon inci. Ho visto poi in promozione anche la base per glitter. Infine, l'ultimo prodotto labbra che voglio segnalarvi, che naturalmente ho acquistato, il rossetto liquido della linea Color Boost. Della linea Color Boost esistono due tipi di rossetti liquidi. Questi con la scritta Vinilicious sono quelli effetto bagnato, mentre sono usciti da poco anche quelli effetto matte. Ecco, tutti questi effetto bagnato saranno appunto fuori assortimento e adesso li possiamo trovare a metà prezzo. Io ho il numero 03 rosa, che sono sincera non utilizzo tantissimo perché comunque è anche un rosa molto Barbie, molto bello, però come vi ho detto anche prima preferisco sulle labbra sempre i matte. La cosa che mi piace di questi rossetti liquidi naturalmente è questo, diciamo, applicatore con doppia pallina che permette appunto una buona stesura sulle labbra. Volevo rispondere poi a una ragazza che mi ha scritto su Instagram dicendomi che i saldi sono finiti, no? Negli stand ci sono ancora, sia da OVS che da Scarpe Scarpe qui nella mia zona, però ecco, gli stand erano un pochino devastati proprio perché siamo nel corso dei saldi e documentandomi sul sito Essence saranno disponibili fino al 10 di marzo, quindi magari abbiamo ancora un pochettino di tempo, anche se sinceramente non ho grandi cose, ecco, da consigliarvi, soprattutto perché io approfitto sempre dei saldi Essence anche in passato per acquistare qualche buon mascara o qualche prodotto lab, però comunque stavolta non ho trovato un granché, soprattutto per la base viso, di cui mi sto ricordando adesso che è in promozione anche una colorazione della cipria, quella Brighten Up.
che so che tantissimi adorano. Con questo, ragazzi, è tutto. Vi mando un bacio grande. Fatemi sapere voi cosa avete acquistato con i saldi Essence. Io sto aspettando che riforniscano gli stand. Per provare anche qualche prodotto della nuova collezione che non vedo l'ora di vedere. Ricordatevi di lasciarmi un pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e ecco, ci vediamo alla prossima. Ciao!